Presidente, commissaria Malmstrom, oggi ha avuto luogo il primo incontro della Task Force UE-Tunisia, che ha come scopo il sostegno della transizione democratica e la ripresa economica. Quest'anno l'impegno finanziario dell'Europa è stato raddoppiato e ovviamente me ne complimento perché la Tunisia, con cui abbiamo un partenariato privilegiato, ha anche accettato di accogliere i rifugiati subsahariani che scappano dalla guerra in Libia. L'UE, che ribadisce spesso il suo impegno a favore dei rifugiati, deve assolutamente sostenere e aiutare la Tunisia per gestire tali flussi migratori nel pieno rispetto dei diritti umani. La Norvegia, che pur non fa parte dell'Unione Europea, ha accettato di raccogliere più di 300 rifugiati, mentre solo Stati membri dell'Unione Europea accettano di raccogliere in totale meno di 400 rifugiati. Ritengo questo un atteggiamento deplorevole e vergognoso, un vero oltraggio al principio di solidarietà che dovrebbe animare la politica mediterranea dell'Unione Europea. Ricordo inoltre che questi rifugiati sono attualmente sequestrati in campi comuni in condizioni di invivibilità. Proprio in quest'Aula stamattina il Parlamento europeo ha approvato con una larga maggioranza lo stanziamento di 43,9 milioni di euro per la gestione dei flussi di migranti e rifugiati a seguito delle pressioni dei regimi autoritari dei movimenti collegati alla primavera araba. Questi fondi aggiuntivi saranno utilizzati per aiutare gli Stati membri più colpiti dai flussi e per migliorare il pattugliamento dei mari da parte di Frontex. Ribadiamo il nostro sì ad un'Europa impegnata tanto nella promozione dei diritti umani che nella gestione dei flussi migratori e rigettiamo l'idea di un'Europa roccaforte, xenofoba e chiusa. L'Unione Europea oggi paga il prezzo dell'appoggio di ieri ai regimi dittatoriali del Nord Africa. Gli ex amici Gheddafi e Ben Ali sono caduti o stanno cadendo e le loro popolazioni fuggono dalla repressione. Vorrei sapere a questo punto, a che punto è il programma comune di reinsediamento dell'Unione Europea al momento bloccato al Consiglio. Chiedo a lei, signora commissaria, estremamente molto sensibile e operativa, allo stato attuale come l'Unione Europea si possa impegnare concretamente davanti a questa emergenza o a quest'urgenza umanitaria. Colgo infine l'occasione per domandare alla commissaria se è a conoscenza di quello che sta accadendo a Palermo, dove 250 migranti si trovano bloccati dalle autorità italiane a bordo di una nave, senza che sia stato emesso alcun provvedimento che ne autorizzi il trattenimento e negando loro sia il diritto alla libertà che quella alla comunicazione con l'esterno. Grazie a numerosi esposti presentati alla Procura di Palermo da parte di numerosissime associazioni che si battono per i diritti umani palermitane e siciliane, beh, proprio la Procura di Palermo ha aperto un'indagine, ha avviato un'indagine. Questo evento fa seguito ai fatti estremamente gravi che si sono verificati a Lampedusa la scorsa settimana, dove la situazione è fuori controllo ed è a rischio l'incolumità sia della popolazione locale che degli stessi migranti. Grazie.